Riserva Indie sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata agli ospiti in studio con noi questa sera, Seaside Postcards. Michele, buonasera. Vocalist della band, con noi hai il compito di presentare, di introdurci gli altri membri della band. Alla mia sinistra, non ci vedete, ma alla mia sinistra ve lo assicuro, c'è Massimiliano. Ciao a tutti. E alla mia destra c'è Andrea. Ciao. Andrea e Massimiliano, rispettivamente batteria e basso dei Seaside Postcards. Grazie, ciao. Allora ragazzi, parlateci un po' di voi, tanto per cominciare, di questo primo EP, se non sbaglio, che è uscito vostro. Il primo EP è uscito ormai agli inizi di settembre, Massi. Sì, esatto, l'anno scorso, nel 2011. L'anno scorso, nel 2011, ed è appunto il nostro primo lavoro, un demo autoprodotto che abbiamo, a dire la verità, sviluppato in 6 mesi. Cioè noi era 6 mesi che suonavamo insieme. Esatto. E dopo 6 mesi abbiamo detto aspetta che registriamo sta cosa, e ha avuto un discreto successo, devo dire la verità. Sì. E fra poco ci apprestiamo a fare il nostro secondo lavoro. Esatto. Sempre un nuovo EP. Sì, un altro EP, vediamo un po', magari riusciremo di nuovo a settembre, insomma ce la prendiamo con calma, non lo so, settembre 2012. Se riusciamo facciamo anche prima, altrimenti... Dai, speriamo. Dipende da questi studi di registrazione, sempre molto occupati... Soprattutto a Pesaro, che c'è un bel po' di gente. Dopo parleremo un po' della scena di Pesaro, una scena molto vivace, e sin dal passato con Gioacchino Rossini, ma però se si arriva anche al presente con sì, la nuova scena italiana, con un sacco di nomi che veramente si sono poi rivelati importanti anche a livello nazionale, ecco, non solo a livello locale. No, assolutamente, siamo proud to be from Pesaro, no? Come si dice? Ecco, anche... come mai si sviluppa questa scena a Pesaro? C'è l'aria buona? Ma guarda, io sono 3 anni che vivo a Pesaro, perché in realtà io sono friulano, sono di Udine, forse io dal mio distacco da Pesaro, distacco di sangue, posso dire che sono un po' tutti a Pesaro. Cioè a Pesaro il grosso problema è la mancanza di sale prova, perché c'è un sacco di gente che suona, e quindi un sacco di, non lo so, sarà l'area della Romagna, sai, le balere, non lo so neanch'io come funziona. Ma comunque, beh, un'area positiva però. È un'area molto positiva, infatti ci sono quei 4-5 nomi che in Italia, e non solo in Italia, proprio in questo periodo stanno facendo proprio dei numeri, e siamo molto contenti. Ci conosciamo ovviamente tutti di persona, e... così. Ed è importante. Allora, prima di iniziare ad ascoltare l'EP, una definizione della vostra musica. Massi, cosa dici? Indie... miscuglio. Un indie post-punk, new wave. Noi veniamo un po' da tre... cioè abbiamo, come dire... 3 ascolti diversi. Sì, ascoltiamo musica anche abbastanza diversa, e quindi probabilmente è un po' un miscuglio che va dai primi 70 fino ai primi 90 come periodo musicale. Quindi qua ci trovi da un po' di Led Zeppelin ai Joy Division, a cosa? Massi, di qualcosa, aiuto. Allora, ce n'è abbastanza per incuriosire il nostro pubblico. Andiamo ad ascoltarci la traccia che apre questo EP, che è Strange Days. Volete dirci qualcosa su questo brano? Strange Days è il brano, è il singolo, diciamo, prescelto dell'EP, dell'EP omonimo, Seaside Postcards. È anche uno dei primi che abbiamo fatto in sala prove. E tra l'altro è una delle prime canzoni che abbiamo fatto in sala prove, e è il primo video che potete trovare YouTube, Vimeo, dove volete, insomma. Bene, ce l'ascoltiamo, Strange Days, loro sono Seaside Postcards. Thank you.
Seaside Postcards, questa era Strange Days per iniziare questa puntata di Riserva Indie, che vede questa band pesarese protagonista. Allora ragazzi, sul vostro Facebook un tale Indie per cui, non so chi si celi dietro questo pseudonimo, ha pubblicato un messaggio in cui si dice che forse la Firenze degli anni 80 ha lasciato il testimone a Pesaro. Vi riconoscete questa definizione? Ma, mi riconosco forse un po' io, perché io sono un grandissimo, grossissimo fan di Litfiba e dietro anche di Diaframma, insomma. Cioè, personalmente è uno dei gruppi, forse è il gruppo italiano che io ho più seguito in tutta la mia vita, Litfiba, voglio dire. Parli dei primi Litfiba o anche degli ultimi? No, io parlo, cioè per me è già un po' il Diablo, è un album già che va fuori dai Litfiba veri, quindi io parlo dei Litfiba dei fine anni 80, primissimi 90, diciamo dall'87 al 91, 90, via. Quelli lì a me mi hanno un po' segnato quando ero ragazzino, bambino, e ero bambino più che ragazzino. Beh. E non lo so, Massi, cosa aggiungiamo? Va bene, okay. Allora, come mai, ecco, facciamo qualche nome: B-Forest, ecco, Soviet, voi, ecco, un suono molto definito, ecco, come mai si va in quella direzione? Ma, guarda, è casuale che ci siano così tanti gruppi che seguono queste evoluzioni musicali, oppure c'è, non lo so, qualcuno che traina e ovviamente poi porta dietro altre realtà con lui? Secondo me è proprio che ci viene bene. Perché noi, un po' nel sangue. Sì, cioè entri in sala prove e cominci a suonare, come penso il 99.9% dei gruppi, cioè ti metti lì, fai un po' di jam, vedi che viene fuori, e quando ti vengono sonorità magari un po' coupe, un po' new wave, non è che lo fai apposta, ma cioè proprio ci sono dentro. Ci sono probabilmente dentro, forse sarà il mare d'inverno, non lo so. Sì, molti infatti dicono questa cosa, cioè, la malinconia invernale. Sì, che io tra l'altro preferisco più l'inverno che l'estate, comunque vabbè. Io no. Vabbè, perché tu sei di Pesaro, tu sei di Pesaro, io sono udinese, abituato, cosa vuoi, ad altro. Comunque, vabbè, diciamo, tra noi, B-Forest, molto famosi, Soviet, che hanno suonato con noi da poco, ci sono queste sonorità, però è anche vero che ci sono ad esempio altri grossi artisti, ad esempio anche ultimamente Maria Antonietta, che sta proprio spopolando di brutto, e lei è un po' più tra virgolette gioiosa, perché sì. Poi dopo, se andiamo a vedere i suoi testi, comunque sono molto molto, come ti posso dire, molto diretti, ecco, sì. Diciamo così, sì infatti espliciti, ecco, sì, giusto. Sì. Per cui insomma una scena viva, mi ha detto ci sono un sacco di sale prove, insomma è una realtà che solitamente qua a Riserva Indie non siamo abituati ad ospitare. Ma guarda, parlavo ieri sera abbiamo fatto il live, adesso io non so quando andrà in onda questa puntata, comunque per chi ci sta ascoltando. Avete suonato al Tago Mago con i Soviet Abbiamo suonato al Tago Mago con i Soviet e parlavamo appunto con gli amici del Tago che
che a Pesaro, a distanza di 5, 10, un quarto d'ora di macchina all'interno di Pesaro, ci sono tre grandi complessi di sale prova dove ci sono un sacco di band, io non so neanche quantificarle. Penso una quarantina. Una quarantina di band in 5 minuti di macchina all'interno di Pesaro, e se tu vuoi venire a Pesaro a suonare e cerchi una sala prova non la trovi, perché sono tutte occupate. Anche noi abbiamo avuto una grande fortuna a trovare, grazie a Massi qua, che ci ha... Sì, ha avuto un aggancio. Ha avuto paraculo, un solito paraculo. A pochissimo prezzo. Paraculo, si dice. Per cui una realtà anche che presumibilmente offre anche possibilità di suonare maggiori. Beh, guarda, a Pesaro c'è lo Zoe, il Micro Festival, che ormai è... come dire, un punto base assodato, sì. Sì, assodato, che adesso tra l'altro si svolge due volte all'anno praticamente, ed è un festival che dura due o tre giorni e ruotano un sacco di band, non solo, anche associazioni, e adesso dall'estate 2011 c'è anche Jump Out, un altro festival, quindi altri due giorni, due volte l'anno, anche lì altre band, quindi diciamo i ragazzi che sono a Pesaro, che tu fai metal, che tu fai new wave o fai italiana, suoni. E per fortuna ci sono anche quei 3-4 locali tra Pesaro, Fano, insomma, che ti fanno suonare. Quindi voglio dire, la musica deve essere proprio dentro il DNA della Riviera. Mentre invece girando l'Italia, che sensazione avete? Beh, io ti posso dire che a Udine, da dove vengo io, che ormai sono quasi 5 anni che mi sono staccato da là, è sicuramente tutto molto più, tra virgolette, moscio. Si dice moscio? Ah sì, sì. Sì, sì. È un po' triste, via. No? Forse per avere qualcosa devi, classico, andare a Roma, Milano, Torino, devi farti... Ecco, Pesaro magari c'è questa particolarità che, non essendo una grande città, perché alla fine dei conti è 100.000 abitanti, sì, insomma, piccolina, la classica città di provincia, ha una scena che non ha nulla a cui invidiare, ad esempio Milano. Ah, sì, sì. Questo sicuramente. Allora ragazzi, torniamo alla vostra musica, al vostro EP. Adesso ci presentate Summo. Parliamo un po' di questo brano dal titolo molto particolare. Canzone tranquilla. Forse la canzone più tranquilla dell'EP. Beh, a dire la verità, c'è un'altra canzone tranquilla che si chiama Massis, che è stata registrata insieme alle 5 dell'EP, ma poi l'abbiamo fatto uscire con un video a Natale 2011. Esatto. Sì. E Summo è una canzone, tra virgolette, d'amore, è l'unica un po' più tranquilla, con il testo un po' più, tra virgolette, rilassante. Sì, perché il resto sono... i testi sono abbastanza incazzati e cattivi contro la società, contro il governo, quindi... Per cui anche chiamiamolo, la new wave pesarese ha un cuore. Cioè... Ma va là, sì. Summo, Seaside Postcards. Thank you.
Seaside Postcards. Bene, sì, non siamo in una radio fiorentina anni 80 con Federico Fiumani a fare da DJ. Le atmosfere sono un po' quelle, ragazzi, però non è mica una cosa negativa, accidenti. Ma speriamo. Allora, parliamo un po' dei testi. I testi, anche perché cantando in inglese ovviamente sono meno immediati rispetto a quel rock italiano anni 80 di Firenze, che invece si esprimeva quasi tutto in italiano. Ma guarda, stavamo, piccola parentesi, venendo qua in macchina stavamo appunto parlando tra di noi di cantare in italiano una delle prossime canzoni dell'EP, che saranno 6 pezzi, ovvero 5 più un intro, e probabilmente lo faremo. La scelta di cantare in inglese è una scelta che forse abbiamo mutuato dalla new wave, dal genere che, cioè, in realtà tutti e tre, io penso di parlare a nome un po' di tutti e tre, ascoltiamo più musica in lingua anglofona piuttosto che italiana. Ma e testi, sinceramente, io me la cavo abbastanza bene con l'inglese, non tanto con la pronuncia, ma con la lingua sì, e penso, e mi vengono fuori dei testi di, come dicevo prima, soprattutto di denuncia sociale contro, diciamo, banalizzando, insomma, contro il sistema. Adesso puoi parlare in maniera approfondita, sarebbe da analizzare il testo riga per riga, perché poi io non amo i testi lunghi, piuttosto sono un po' uno che riassume, cerca di fare un sunto in una riga, magari pseudo poesie, insomma, una cosa del genere. Non mi piacciono i testi lunghi, non mi sono mai piaciuti, infatti si sente, ad esempio, in Massis, che non è compresa nell'EP, il testo sono 2 righe. Massis, ripetuto? 3? Sì, 2, 3? 3. 3, facciamo 3, dai. 2 e mezzo. Sì. Comunque, insomma, testi non solo funzionali alla musica, ma anche con un messaggio da, no, assolutamente, da lanciare. Assolutamente, se no avremmo fatto cover, probabilmente, non lo so, che si guadagna 3-4 volte quello che guadagniamo noi, che quindi praticamente non ci guadagniamo, ma ci paghiamo le spese, e sì. Credo sia il dramma di tutti i gruppi, della maggior, del 95% dei gruppi italiani. Io penso che bisogna suonare, ovviamente, perché ti piace farlo, per passione, perché hai voglia di esprimerti in quella maniera lì. Poi, se ogni tanto ti arrivano 50 centesimi, 3 miliardi di euro, quello è un altro tra virgolette problema, no? Assolutamente l'espressione di se stessi, chi lo fa con la fotografia, chi lo fa con la pittura, e noi magari lo facciamo con la musica. Con la musica. Allora, ragazzi, mentre invece dal punto di vista musicale avete in progetto qualche evoluzione come suono? Beh, in realtà nell'EP forse c'è un leggero cambio di suono, ma più che, io non parlerei più di cambio di suono, io parlerei più un riempimento quasi, ma più ciccia. All'inizio parlavamo che abbiamo fatto l'EP, abbiamo registrato l'EP dopo 6 mesi che suonavamo insieme, adesso questo qui lo registriamo dopo un anno e mezzo, e quindi capisci che ovviamente più suoni, più... Aumenta il feeling. Sì, cioè... ti capisci, insomma, sì. Ti guardi, ti capisci. E forse magari uno si rende anche conto se manca qualcosa, se si può arricchire, certo, ulteriormente, no, il suono. No, assolutamente, anche se noi comunque ricerchiamo un sound non troppo articolato, nel senso che ci piace questo basso, questa batteria che dettina un po' le regole, questa chitarra che taglia un po', e con la voce... quasi parlato, sì, alla fine dei conti, di denuncia, è un po' quello che ci piace, insomma. Allora, ragazzi, continuiamo ad ascoltare l'EP, adesso è la volta di Ocean. Parliamo un po' di questo brano. Ocean... Una bella cavalcata distorta. Che tra l'altro live facciamo in maniera leggermente differente. Si parlava anche di remixarla o addirittura riregistrarla, ed è un brano abbastanza tirato, forse il più tirato del... Sì, anche il più diretto, secondo me. E forse anche arriva più prima. È quello che arriva prima. In effetti quello
oltre a Ocean Ruins con un altro pezzo che tra l'altro a me non piace tanto però è un pezzo che viene passato. Allora, a me a questo punto dobbiamo ascoltarlo, però ne abbiamo parlato. Cosa ascoltiamo, prima. Ruins? No, dopo magari, dopo Ocean magari possiamo ascoltare Ruins. Sì, che cioè a noi non piace tanto, però ad esempio c'è KDHX, che è una radio americana che... passata. Sì, sono ammattiti per questa canzone, va bene, ci piace, va bene. Per cui potremo lanciare dopo l'ascolto di Ocean un sondaggio tra i nostri ascoltatori. È degna Ruins di far parte della... magari ci è fatto un piacere di far parte della tracklist di un futuro album dei Seaside Postcards, oppure la cestiniamo e magari la ritiriamo fuori magari quando sarete dei vecchietti, infatti... si faranno le antologie con le B-side e si andranno a ricercare i vari rimasugli di magazzino. Intanto però ascoltiamoci Ocean, loro sono Seaside Postcards. Seaside Postcards, questa era Ocean, tratta dal loro primo EP che appunto si intitola Seaside Postcards. Ok, e giusto appunto colgo la parola al balzo anche per chiedervi sul nome della band, perché è molto particolare. Attenzione, il significato. Ok, sarò sincero al 100%, mi perdo anch'io un po' nel significato.
non c'è un vero e proprio significato. La Postcards era un'etichetta gloriosa degli anni 80. Ecco, allora avvicinati però al microfono. Andre, vieni qua, spiega tu, caro amico Andrea, perché altrimenti ti sentiamo dall'oltretomba. No, allora dunque, la Postcard, avvicinati bene, guarda, datti pazienza. Allora, perfetto. Dunque, la Postcard è senza S, no, era la Postcard Records. Era una gloriosa etichetta scozzese di pop wave. Anni 80. Anni 80, sì, sì. Scozzesi. Scozzesi. Sì, sì, Orange Juice, sono passati... Sono passati un bel po' da quelle parti. Joseph Kay, anche, insomma... Degli sfigati, tutte... okay. Beh, per oggi sì, all'epoca forse no. All'epoca erano nomi... No, sì, no, no, erano nomi importanti all'epoca. Altro, sì, sì. Sì, di quei nomi che si ritrovano spesso nelle guide, bravo, anche bravo. Sì, negli vari Atlanti, sì, del rock o della New Wave. Esatto. E Seaside... Seaside viene da un testo di... Beh, siamo a parlare. Di un pezzo di Morrissey... Dai, diciamo, e niente, è stato... Sì, no, diciamo Pesaro. Che... Diciamo, esatto, che ha preso sul mare, Andrea, che è batterista, e praticamente ucciderebbe per Morrissey e per gli Smiths, e quindi abbiamo fatto Seaside Post. Lo capisco, perché io sono un gran fan, vedi, un gran fan di Morrissey e degli Smiths in particolare. Ecco, quindi siamo noi. Allora, ragazzi, parliamo anche un po' dei vostri ascolti. Avete ascolti particolari al di fuori, diciamo, di quelli che... Di quelli che vi ispirano la vostra musica? Ma sì, volete fare un nome a testa proprio di qualcuno? Beh, Massi, vai, inizia, che non c'entra niente con la vostra musica. Devi dirlo, adesso tu lo devi dire a tutti. Vabbè, lo dirò, sono un grandissimo amante del pop, anche no, quello più banale. Devi dire chi ascolti, perché adesso io... Aspetta che tocco ferro, vai, dillo. No, io non posso dirlo. No, lo dico io, lo dico io, cioè... Dillo te. No, non so neanche come si chiama, Kaisha. Come si chiama? Non si può dire sta roba per radio, mi guarda male quando disco fuori. Ha ragione, guardati male. No, comunque mi piace molto il pop, quello proprio che ascoltano tutti, ma per il suo lato commerciale, orecchiabile, che appunto cerco di mischiarlo con le nostre canzoni in modo che siano un po' più... E io cerco di toglierlo da questo lato commerciale. Dico sempre, ma sì, che lo fai? Cioè, sta roba qua l'ha sentita in 300 miliardi di persone, e è brutto il bello che continua ad andare nel pop, no? Sì, sì. Io invece ascolto robe dagli anni 70 agli Iron Maiden. Io sono un ex metallaro, quindi puoi capire, nel mio DNA, ecco, si può uscire anche dall'essere metallaro. Se tu mi guardi nel sangue, trovi anche un po' di Megadeth, Anthrax, Tankard. È guarito però adesso, è guarito. Lo certifichiamo, è guarito. Beh, qualcosa è un po' rimasto, Qualcosa è rimasto, sì. Beh, ad esempio anche in Frederick Nietzsche, sempre dell'EP, si sente, c'è uno stacco che è un po' metallico, di la verità. E sì, quindi, beh, Andrea, abbiamo già detto, Smiths, poi Andrea, cosa che ascolti? No, io ascolto anche parecchio folk islandese. Folk inglese anni 70, mi piace, insomma. Fai un nome, dai. Vabbè, uno su tutti, Nick Drake, insomma. Vabbè, altro vabbè, sfigato, sì. Dire, no? Adesso tutti morti così, più o meno. Beh, no. Quasi tutti suicidi. A parte Morris, che si sta toccando i generi di famiglia, sì, se l'ascolto. Ma perché Morris è un vegano, quindi vivrà in eterno. Spezziamo una lancia, scusate, io sono quasi vegano, spezziamo una lancia, non mangiate carne, la carne fa male, non uccidete i maiali sono intelligenti, per cortesia. Allora, abbiamo parlato di Morris, ora ho avuto ovviamente il flash delle mitiche copertine di Morris, dei dischi, degli EP. Anche la vostra, se vogliamo, è un po' morriseiana come copertina dell'EP. Sì, ero in treno a Rimini, non sapevo cosa fare, ho fatto una foto fuori dal finestrino, passavo quel povero Cristo e la foto È casuale questo personaggio qui. La foto è fatta col telefonino, è venuta bene perché avevo un telefonino schifoso con una camera schifosa, ed è venuta abbastanza bene, e la particolarità è che riguardandola c'è questo personaggio con la valigetta che presuppone uomo d'affari, che cammina, che va a lavorare attorno, sta lavorando, un po', come dire, cupo, un po' pensieroso. Sembra un po' un fantasmino. Un po' un fantasma. Alienato. Un alienato. È la parola esatta. Cazzo, Andrea, veramente, vedi? Esatto. Vedi? Alienato. Cioè... In che stazione eravate qua?
A Rimini. Quella è Rimini, stazione di Rimini, e quindi ci è piaciuta subito, l'abbiamo vista, ha detto sì, rappresenta un po' l'uomo alienato del 2011. Pensate quante cose si possono trovare in questa copertina, volendo, non so, la scarpa molto pulita sul tombino, cioè ci sarebbe materia per Lucarelli e compagnia bella. Assolutamente, no, poi ci piace che c'è solo una gamba, l'altra è praticamente dissolta nel movimento. Io racconterei invece una versione alternativa su come avete trovato la copertina, cioè una cosa che è piena di riferimenti, e lascio agli ascoltatori il fatto di ritrovarli. Sono convinto avreste delle interpretazioni incredibili. Ma sai che ci hanno detto in un'intervista che ci ha fatto, non mi ricordo chi, Andrea, ti ricordi, che diceva: ma sì, ma voi la pittura, le cose, ma perché l'esistenzialismo? E vabbè, guarda, cioè, sinceramente, no. Eravamo a Rimini, smacco a fare, faccio una foto e via. Bene, come vedete, però, insomma, gli ascoltatori hanno sempre voglia di messaggi dalle loro band di riferimento. Beh, ma sai, alla fine dei conti, appunto, la copertina poi è stata scelta tra altre immagini, appunto, perché il messaggio era quello dell'uomo alienato, no? Ma non gli va, ne vogliamo sempre di più. Vogliamo di più. Vabbè, lo avrete dai prossimi. Ad esempio, quella che qua dietro i nostri ascoltatori ovviamente la potranno vedere via internet, potrebbe sembrare un orario dei treni, invece potrebbe avere qualche interpretazione magari più metafisica. Ma il treno, sai, con questi orari, che parte a quell'ora, arriva a quell'ora, in teoria, perché in Italia è un po' relativo, ma comunque diciamo la teoria è questa, e questo personaggio che va o viene o sta lavorando, cioè sinceramente anch'io lavoro 8 ore al giorno, arrivo a casa, sono stufo, cioè vado, mangio, dormo, vado a fare le prove, forse mi alzo, continuo a lavorare, sabato e domenica passano via, un mese di ferie all'anno, ragazzi, ma io, cioè, non è che vivo per lavorare, io lavoro e poi basta, poi non so. E quindi questa l'alienazione dell'uomo moderno è veramente un grosso problema da parte mia. Noi dovremmo lavorare tutti 3, massimo 4 ore al giorno e avere un paio di mesi minimo di ferie all'anno. Parole sante. Cazzo, lavorare meno, lavorare tutti. Lavorare tutti. Diceva Fausto già di... Chi? Fausto chi? Fausto Bertinotti. Ma sai che Bertinotti si veste da un sarto inglese, ci fa fare i vestiti su misura, quindi voglio dire, non parlarmi di politica, perché io sinceramente tra uno e l'altro non salverei nessuno, però voglio dire, lavoriamo di meno, lavoriamo tutti, pagateci di più e siamo tutti contenti, eh? E qui, parentesi politica, sono certo che questo programma portato alle elezioni potrebbe avere anche un discreto successo. Allora, votatemi. Michele dei Seaside Podcast, il partito dei Seaside Podcast. Michele è il nome. Seaside Party. Votatemi, vi prometto. Party. Vi prometto la birra a 50 centesimi. No, non ce la faremo. No, niente, vi prometto niente. Ciao. Allora, io invece posso promettervi che ora andiamo ad ascoltare il brano che è stato oggetto di discussione all'interno della band, questo Ruiz. Il brano, ecco, che in qualche maniera non vi convince. No. E che però abbiamo, come ci avete appena detto prima, insomma, una radio americana sta promuovendo nella sua playlist. Ah, sì, sì, non soltanto questo Matt che ormai conosciamo di nome. La radio di Seattle, non è che mi ricordo, no, Michigan, no, sì, so. Non mi ricordo. No. E questo qua è impazzito per questa canzone, e poi un altro... Non solo lui, anche un'altra. Sì, un'altra radio ancora. Cioè, voglio dire, secondo me, non so, probabilmente piace o non piace, non lo so. Gusti. Dei gusti. Voi non potete vedere la faccia del bassista qui accanto a me, però mi sta dicendo schifo. Mi fa schifo proprio, non sopporto. Allora, è il momento di ascoltarla, e insomma, i nostri ascoltatori, se hanno qualcosa da dire, scrivano pure sul nostro Facebook, oppure telefonateci in diretta 0585 777 625. Insomma, io raccoglierò le telefonate che poi girerò ai nostri amici Seaside Podcast. Insultateci, eh. Questa è Ruins. Choices, but I'm in control.
Questa era Ruins, Seaside Postcards. Vi piace? Non vi piace, ascoltatori? Manifestate il vostro apprezzamento per il brano contattandoci sulla nostra pagina Facebook, sul blog di Riserva Indie, che vi ricordo ancora una volta riservaindie.blogspot.com, e noi riporteremo tutti i vostri giudizi alla band. Allora ragazzi, questo EP tra l'altro è downloadabile gratuitamente e legalmente su internet. Noi normalmente diamo come indirizzo nostro online il classico Facebook. Che sarebbe il Facebook delle cantine. facebook.com/seasidepostcards, li trovate un po' tutto, o se no seasidepostcards.bandcamp.com, dove proprio trovate direttamente anche il link per scaricare, mi pare, Andre. Sì, è vero. Ecco, cosa ne pensate di questo, del fatto di downloadare il vostro album, di offrire la vostra musica agli ascoltatori? Ma io penso che tanto all'inizio una band si deve far conoscere il più possibile, quindi il fatto che tu possa scaricare gratuitamente questa cosa favorisce. Ma io penso che anche alla fine, non solo all'inizio, nel senso che io sono a favore della musica free, libera. Cioè io, cioè voglio dire, tanto io se la voglio mi procuro quello che voglio su internet, no? Quindi tanto vale che me lo prendo legalmente. Poi dopo, se mi piace la band, io sono il primo che va a comprare il CD, il doppio, l'EP, lo split, e sono il primo che va a vedere il concerto. Sono convinto anch'io di questo. Io faccio un nome su tutti, ultimamente ho scaricato l'ultimo album del Teatro degli Orrori illegalmente da internet, poi sono andato a vedere il concerto, poi me lo sono comprato perché mi piacciono. E quindi me lo compro, punto. Cioè, secondo me questo è il discorso. Bravo, voglio supportare. Il reato in diretta. Il reato in diretta. Aspetta una casa. Dire, poi dopo sai che dopo ci sono. Voglio dire. Diciamo che il reato, vabbè, ci si può dire meno grave, visto che poi hai acquistato il CD, insomma. Sì. Ma no, io, a parte che a dire la verità, una volta. Io parlo di tipo 2-3 anni fa, avevo un sacco di MP3 robe sull'hard drive del mio computer, adesso in realtà non ho più niente. Ascolto tutto online, vado su Bandcamp, vado su dove voglio, su Facebook, tutti questi siti. Ormai non scarico più niente, se voglio compro l'album e tutto quello che ho, tutto quello che mi piace di più. Ho l'impressione che chi scarica tantissimo poi sia anche quello che probabilmente o non ascolta mai o sia poco appassionato di musica. Assolutamente, sono assolutamente convinto di quello che stai dicendo. Sì, assolutamente sì. Se sei un appassionato vero, te lo compri. Te lo compri o comunque ascolti l'album in streaming e poi valuti se acquistarlo. Sì, ma poi a me piace molto il live, cioè il live per me proprio è fondamentale. Anche per noi come band il live è fondamentale. Per conoscere bene una band devi vedere live, oltre che sentire, perché il CD ti può venire bene, ti può venire male. Puoi non avere il produttore, comunque chi lo mixa, chi lo masterizza, chi fa il master, può non avere capito bene i tuoi gusti, dici no, troppo spento, troppo acceso, puoi fare mille sì, cose. Ma poi una band nel live può essere anche molto meglio di come esce dal CD, peggio. O anche molto peggio, quello dico, no? Vai a vedere live, e io personalmente live normalmente uguale compro il CD, cioè ti pago il live e ti pago il CD. Spesso ecco, il fatto di acquistare il CD è un riconoscimento alla band per le belle emozioni ricevute durante il concerto. Sì, ormai con la musica secondo me ci vivi, perché se ci vivi per il live e col merchandising. E io sono uno di quelli che preferisce avere, non so, lo split o il vinile o il CD fatto veramente bene. Mi può costare anche 15 euro, però invece di stamparmene 10.000 me ne stampi 1.000, me lo fai pagare 15 euro, mi dai dei contenuti aggiuntivi, insomma, materiale. Esatto. Penso che la vendita del CD non subisca, secondo me, troppo l'influenza della cosiddetta pirateria via internet. Un esempio è stato i Radiohead, ad esempio. Esatto. Offrire gratuitamente il proprio album, poi insomma questo non ha comunque portato a delle vendite del supporto fisico con l'aggiunta di contenuti extra. Ovviamente quando è uscita sta cosa dei Radiohead che l'hanno messo free, e tutti ma come, ma dai, ma guarda, scandalo. Ma che scandalo, hanno fatto bene, cioè questi qua hanno visto, non è che si sono anche adeguati, funziona così ormai, cioè rendiamoci conto. La musica nel 2012 non è la musica di 10 anni fa, ma non è la musica neanche di 2 anni fa, ormai
Noi siamo in tre, abbiamo tre smartphone qua, si collegano a internet tutte e tre, voglio dire. È un mercato anche finito la vendita del CD, non esistono praticamente più negozi di dischi e nei centri commerciali, insomma, è anche triste pensare di vedere, non so, Seaside Postcards vicino a Hello Kitty. Aiuto. Il posto. Piccola parentesi commerciale, se volete acquistare il nostro CD, non sapete dove andare, andate a Pesaro, a Plastic. Ciao Mirko, dopo mi ci offri tre birre a testa, quindi 3, 6, 9. Plastic Music Dispenser a Pesaro, via Passeri. Grazie. Beh, lunga vita a coloro che riescono nel 2012 a tenere vivo un negozio di dischi. Assolutamente, sì. Vabbè, ma Mirko a Pesaro c'ha questo posto eccezionale, perché oltre che dischi li trovi un po' le chicche, insomma, musicali, poi c'ha libri, c'ha giornali stranieri, live, facciamo i live dentro, Soviet, Beforest, tutti quelli, ci sono tutti passati, cioè è un po' un punto di riferimento cittadino, insomma, e non solo cittadino. Beh, un negozio di dischi per restare vivo probabilmente deve anche diventare un punto di riferimento, non solo uno spaccio per rivendere CD. Sì, 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 ma lì trovi appunto tipo giornali inglesi o raccolte particolari, quelle cose proprio che magari neanche tu sai che esistono, dici cazzo, invece esiste, adesso me lo compro. Allora, come si chiama il negozio? Il negozio si chiama Plastic Music Dispenser. In via Passeri a Pesaro, ma lo trovate anche su internet? Sì, su Facebook, su internet, dove volete. Tra l'altro Mirko è dei Camillas. Ah beh, allora. Cioè, stiamo piove sul bagnato, nel senso che Camillas sono molto conosciuti. Altra band della scena pesarese. Altra band della scena pesarese, accidenti, ce l'hanno dimenticati. E voglio dire, vabbè, ci siamo rifatti. Ci siamo rifatti. Ovviamente. Lunga vita al Plastic di Pesaro e a tutti i Plastic d'Italia. Ale, viva. Allora, ascoltiamoci la traccia che chiude questo EP, che è Friedrich. Parliamo un po' di questo brano. Allora, Friedrich è... ci hanno detto che è un pittore, noi abbiamo risposto no, è il signor Nietzsche. Proprio lui, in persona. È proprio Nietzsche, e anche il testo non è ispirato direttamente a Nietzsche, ma è un po' filosofico, cioè parla a una persona senza sesso, né maschile né femminile, racconta un po' la vita di questa persona in qualche battuta. È una canzone molto particolare perché, come quasi tutte del resto le nostre canzoni, non hanno il classico strofa ritornello. Esatto. Però sono un po' più, cioè il testo è tutto l'inizio, è tutto la fine, a noi piace fare una cosa un po' differente dal normale. E appunto questa canzone nella prova ci sono dei passaggi di chitarra un po' strani, forse appunto come dicevo prima anche un po' mutuati da un genere un po' più duro, ma sì aiuta. Cioè, la batteria è un po' tipo una marcia, pensavo. Una marcetta. Sì. Una marcetta. Mi è venuto in mente quando stavo lavorando. Quando stavo lavorando di... sì. Ah, ti ricordi? No, comunque adesso vabbè. I grandi aneddoti del Seaside Postcards. Ce l'ascoltiamo, Friedrich, loro sono Seaside Postcards. We'll be right back.
Seaside Postcards. Allora ragazzi, siamo in coda di trasmissione con questo brano, abbiamo praticamente ascoltato tutto l'EP, manca ancora un brano che abbiamo detto però è disponibile su YouTube. È disponibile su YouTube oltre, in versione video ovviamente. Oltre, sì. In versione video, oltre ovviamente sul nostro Facebook, su Bandcamp e Massis è il secondo video appunto fatto da noi. Rilasciato come regalo natalizio solo sotto forma di video, diciamo. Sì. Ed è forse no, abbiamo lasciato anche la canzone. Download. Abbiamo fatto anche il download, scusate, non sappiamo neanche noi, non sarà quello che io sto dicendo, ma abbiamo anche il download del brano e il testo più minimalista di tutti i Seaside. Già noi siamo minimalisti a livello di testi e queste proprio sono tipo due o tre battute proprio. Messaggi brevi ma diretti. Beh, questo tratta, è un tema molto molto a me caro, che è l'eutanasia, e quindi volevo dire qualcosa e avevo pensato fare un gran testo, roba del genere, poi ho detto ma cosa devo dire? Dico quello che sento in due parole e questo è, insomma, il risultato è questo, perché non ho voglia, cioè non c'è neanche, ci sono dei temi tipo appunto l'eutanasia o la pena di morte, mi viene da dire, che sono talmente tanto trattati e parlati che ormai ognuno di noi dovrebbe avere la sua idea, no? E quindi perché parlare ancora? A volte il silenzio è meglio delle parole. Bene, noi ci ascolteremo questo brano tra poco, però prima di salutare i nostri ascoltatori, prima di salutare e di ringraziarvi per essere stati nostri ospiti, insomma, diamo tutti i riferimenti per entrare in contatto con la musica di Seaside Postcards. Allora, sito internet, ovviamente c'è l'immancabile Facebook. Allora, facebook.com/seasidepostcards, seasidepostcards.bandcamp.com. E poi basta, penso. Dove è possibile scaricare, ricordiamo, gratuitamente. Sì, da una parte o dall'altra, comunque tutti i brani sono free, li sentite in streaming, poi su Bandcamp c'è il link per scaricare l'EP, compreso le copertine, tutto quello che volete. Cliccate mi piace su Facebook, grazie, che ormai è la nuova moda, però mi piace anche a me, quindi adesso mi faccio 10 profili e clicco mi piace. Dai, facciamo così. Allora, per quanto riguarda invece l'uscita del prossimo EP, quanto dovremo attendere? Questa è una un'incognita. È un'incognita, una bella domanda. Stiamo adesso prendendo, in teoria martedì o giovedì abbiamo l'incontro con uno studio di registrazione. Io spero di riuscire a entrare in sala pro in studio in un mesetto più, sì, o meno, e quindi un altro mese, cosa facciamo, maggio, aprile, a giugno direi, primi inizio estate, i primi di giugno dovrebbe essere l'uscita del prossimo EP. C'è già un titolo per questo EP? Ma il bassista sta facendo di no con la testa. Io, se volete, io faccio di sì con la testa. Io ci ho pensato, non ve l'ho detto, me lo tengo per me. Ti è. Bravo, chi? Sì. Sono bravo? Sono bravo, sono beo. Allora, ragazzi, di nuovo un grande ringraziamento per essere stati con noi in studio. Grazie a voi, grazie, accidenti. Ci ascoltiamo Messis e io do appuntamento ai nostri ascoltatori alla settimana prossima. Ciao a tutti, ciao.